Natale è la festa più amata dell'anno e forse anche la più sentita. In tutti i luoghi dove si festeggia questa ricorrenza, luminari di ogni forma e grandezza decorano le vie del centro e della periferia e in tutte le piazze principali compaiono grandi alberi di Natale e in alcuni paesi anche mercatini dove poter degustare cibi tipici, vin brûlé e acquistare oggetti fatti a mano da regalare ai propri amici e familiari. A Fano, così come in tutta Italia, il periodo natalizio inizia con le festività dell'Immacolata Concezione, giornata in cui la maggior parte dei cittadini si adoperano per l'addobbo dell'albero di Natale e fare il presepe decorando le proprie case. Signora, l'albero l'ha fatto? Certo. Come l'ha addobbato? Tutti i colori ci sono, perché gli addobbi sono veramente diversi, non è solo palline, diciamo, ci sono anche altri addobbi. I dolci, cosa avete pensato di fare per le festività natalizie? No, no, dolci proprio no. Fatti in casa, dici, quelle cose no, lì? No, 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 no. Quelli si comprano, panettoni, pandoro, per carità, almeno quelli, visto che si fanno i cappelletti comunque. Le festività in famiglia? Sì, in famiglia. L'albero l'ha fatta, signora? Natale, sì, molto bello. Come l'ha addobbato? Anche il presepe. Come l'ha addobbato? Tutto azzurro e argento e le lucine tutte bianche. Invece i dolci cosa hai in mente di preparare? Tiramisù e panettone. L'ho addobbato con le stelle, con gli elfi. I colori utilizzati? Del Polo Nord, i colori, tutti i colori. Presepe? Tutti i colori. Il presepe ce n'ho uno piccolino di ceramica, ma io sono più affezionata all'albero. Come passerà queste feste natalizie? Andando in giro per le nostre belle città delle Marche. L'albero l'ho già fatto, sì, sì, già fatto. Queste sono per le decorazioni. Il presepe ce n'ho uno piccolo già fatto, però per il simbolo. Come passerà le festività natalizie? Natale in casa con la famiglia e poi si vedrà. Con gli amici, così insomma, giochi, così, cene. In attesa della cena della vigilia, contraddistinta solitamente da un menù di pesce o tortellini, bollito o altre specialità locali, si inizia a pensare anche all'acquisto e all'ideazione del dolce fatto in casa. Quali sono i dolci più richiesti per le festività natalizie? Ma sotto Natale sicuramente i panettoni, i torroni, queste casette decorate sui cremini. Queste sono le specialità di Natale. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda i torroni. Quest'anno la novità è cioccolato con croccante al caramello e burro di arachidi. Ogni anno c'è qualcosa di nuovo, quindi questa è la novità di quest'anno. Per esempio fichi nocci molto richiesto, quello al pistacchio di solito va a ruba, quindi la scelta c'è. Si può trovare ovviamente anche la torta del nonno. La torta del nonno, sì, per esempio, questa è una cosa che in molti negozi non si trova più. È una specialità, è la nostra famosissima pizza di Pasqua che per quanto sia pasquale facciamo tutto l'anno, quindi un sacco di cose si possono trovare.